inaugurare, anzi reinaugurare il sentiero del canto delle creature. Questa reinaugurazione praticamente fa parte di un progetto che si chiama, è intitolato Per la pace con la cura sui passi di Francesco. E i bambini hanno riflettuto sulla lode di Francesco, patrono d'Italia, e hanno interpretato graficamente e a livello pittorico il cantico delle creature. Questo sentiero inizialmente, in origine anzi, è stato oggetto di studio dai ragazzi delle medie di un tempo, delle scuole medie di Varsi, grazie al professor Danilo Madei e i suoi colleghi. Noi modestamente, senza alcuna presunzione, con i nostri bambini abbiamo cercato di restaurare queste tavole, questi dipinti sulle pietre, perché appunto ricordano, ed è una lode alla creazione, ed è una lode alla pace del mondo. Si vuole dire qualche... Buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui. Bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo le hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dan sostentamento. Sorella nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.